auto impazzita a Pagani, un morto, 9 feriti. Elezioni a Battipaglia, le liste di Motta. Ruba cellulare, preso 27enne. Capaccio, pulizia Fiume Sele. Scafatese e Bolitana 1-2, doppietta di Compierchio. Palinuro e Rayon 4-0, brutta sconfitta. Crash Eboli, battuta dal Castiglione. Una corsa spericolata ad alta velocità costata la vita ad una persona e il ferimento di altre 9. Questo è il bilancio di un sabato sera di follia, quando un Audi 6 di colore grigio ha seminato il panico tra auto e passanti. Luogo della tragedia, via Termine Bianco, a Pagani, protagoniste 3 persone di nazionalità ucraina che viaggiavano a bordo dell'automobile, finita in buona parte distrutta al termine della corsa. I 3 provenivano da via Zeccagnolo, al confine tra i comuni di Nocera Inferiore e Pagani. Percorrevano la strada a grossa velocità, quando in prossimità di una curva avrebbero urtato 2 auto. Successivamente avrebbero invaso la corsia opposta, prendendo un Fiat e una Fiat 1. Quest'ultima è stata indirizzata verso un muretto dove ha terminato la sua corsa. Il coinvolgimento con relativo scontro di più di un'auto ha provocato un numero alto di feriti, in particolare un gruppo di giovani presenti a bordo della Fiat 1. L'auto incriminata invece, l'Audi 6 grigia, ha perso lo sportello sinistro del lato guidatore durante la corsa, una circostanza che ha provocato, probabilmente vista l'alta velocità, la caduta del 48enne che la stava guidando. L'uomo, un operaio ucraino residente nel comune di San Barzano sul Sarno, è finito a terra in prossimità del cancello di un'abitazione. In pochi secondi, dalle persone coinvolte sono partite diverse telefonate d'emergenza al 118. Il primo intervento è stato effettuato sul 48enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il sospetto, per gli stessi carabinieri, è che i 3 fossero ubriachi, in particolar modo il 48enne alla guida. Tutti e 3 risultano incensurati. Sul corpo dell'operaio sarà effettuato l'esame autoptico. Svelate ieri mattina durante la conferenza stampa nell'ex scuola di Amicis le liste che appoggeranno la campagna elettorale del futuro candidato a sindaco di Battipaglia Gerardo Motta. Al fianco di Motta sindaco, Battipaglia a testa alta, Battipaglia col cuore, Battipaglia libera e speranza per Battipaglia. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che alcuni dei simboli presentati fossero palesemente molto simili a quelli legati a De Luca durante la campagna elettorale per le regionali. È partito un po' d'anticipo. No, non siamo in anticipo, anche perché è giusto che la gente conosca in dettaglio quelli che sono i progetti e i programmi per la città. Battipaglia torna grande è l'hashtag che noi portiamo avanti in questa campagna elettorale, che Battipaglia non merita di subire tutto quello che ha subito negli ultimi anni, negli ultimi tempi. La scelta civica serve proprio per abbattere quelle barriere ideologiche e politiche che per troppi anni in queste città hanno diviso tutti. Accettiamo il confronto con tutti, un confronto che sia costruttivo sui progetti e sui programmi. Abbiamo bisogno di ridare dignità alla nostra città. Questo è il progetto per il quale insieme a tantissimi amici ci siamo messi insieme, siamo partiti, si aggiungeranno altre liste alle 5 già presentate, sempre con un solo interesse, il territorio e Battipaglia. La domanda che un po' tutti si fanno è: qual è la novità rispetto a qualche anno fa quando si candidò nuovamente a sindaco? Ma la prima novità sicura, certa, è che non c'è più la partitocrazia che imbrigliava tutta una serie di situazioni, che imponeva determinate cose, per cui la gente è veramente libera di scegliere l'uomo, il candidato, perché con il sistema elettorale che abbiamo oggi è inutile illudersi, chi traccia le linee guida, le linee programmatiche di un'amministrazione è il sindaco, per cui la gente dovrà scegliere il proprio sindaco e sapere che insieme a quel sindaco sceglie un progetto, che sarà presentato alla prima occasione, nel momento in cui poi arriveremo nei tempi giusti, nei tempi dovuti. In questi giorni, meglio nelle ultime settimane, si è parlato molto dell'ospedale di Battipaglia, qualche reparto che potrebbe essere chiuso, è a rischio, non è a rischio. Calabresi ha detto la politica sia fuori dall'ospedale perché stiamo parlando di cose serie. Ma sicuramente Calabresi ha detto questo, noi condividiamo forse quello che dice, la politica sta fuori se deve creare problemi all'interno dell'ospedale. La politica deve intervenire per impedire che si faccia un ulteriore scempio sul nostro territorio. Battipaglia è un ospedale importante, strategico, e lo è
da sempre, non voglio fare battaglie di campanile con Eboli, con altri comuni che hanno sul proprio territorio dell'ospedale, ma Battipaglia va salvaguardato, bisogna dare dignità agli operatori dell'ospedale, a partire dall'equipe dei medici, ai sanitari e ai parasanitari, perché vivono in condizioni di disagio. Allora la politica deve entrare, deve chiarire quali sono le posizioni che vanno assunte per impedire che si continui sotto questo falsariga che fino a oggi purtroppo ha portato i risultati che conosciamo. In chiusura la domanda gliela devo fare, anche se l'ha detto anche in conferenza stampa, lei ha parlato spesso del suo supporto a De Luca durante la scorsa campagna elettorale per le regionali. Nel caso in cui dovesse candidarsi Nicola Landolfi o comunque ci sarà il simbolo del PD, De Luca la sosterrà oppure no? Guardi, allora io voglio chiarire, De Luca sosterrà il PD sicuramente perché è il suo partito, quindi non ha senso sostenere me. Il PD è un partito a livello nazionale, come ho già detto in conferenza stampa, faranno la loro scelta, avranno il loro candidato, avranno la loro lista di partito, poi dopo si vedrà, voglio dire, anche sicuramente si andrà al ballottaggio, quindi voglio dire, la civicità serve anche a questo. I suoi cavalli di battaglia, su che cosa punterà, giusto i tre punti essenziali del suo programma? Ma vivibilità della città, occupazione e servizi sociali, perché questa città ne ha proprio bisogno. A Ponte Cagnano Faiano i carabinieri hanno tratto in arresto Vincenzo Vigilante, 27enne pizzaiolo salernitano, nella flagranza di furto aggravato. I militari, impegnati in un servizio notturno finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, hanno bloccato il 27enne subito dopo essersi impossessato di un cellulare custodito nella borsa della proprietaria, una cittadina battipagliese 31enne, mentre si trovava all'interno di una discoteca ubicata sulla litoranea di Ponte Cagnano. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. Il cellulare è stato restituito alla ragazza. L'amministrazione comunale di Capaccio intende avocare a sé il compito di provvedere ai lavori di manutenzione e pulizia del fiume Sele. Con un atto deliberativo ha fatto richiesta alla Regione Campania dell'autorizzazione per provvedere in tal senso ed ovviare così a potenziali pericoli dovuti alle avversità atmosferiche che provocherebbero esondazioni, mettendo a rischio la sicurezza delle popolazioni che abitano e lavorano nelle zone in maggior misura compromissibili. Un'operazione che sta molto a cuore sia al sindaco Italo Vozza che a quanti collaborano con lui nel governo della città. La vittoria di sabato in trasferta sul difficile campo della Scafatese ha permesso alle Politana di raggiungere un prestigioso terzo posto. La compagine di Mister Nastri, ottimo timoniere bianco-azzurro, è riuscita a portare a casa i tre punti grazie a uno strepitoso Antonio Compirchio che ha realizzato una doppietta, merito anche degli assist di un grintoso Sani. Un gol per tempo al 30esimo della prima frazione e poi ad inizio ripresa dopo solo 10 minuti. Risultato in cassaforte e Politana che poteva anche triplicare al 27esimo della ripresa, ma il tiro di Marco Bruno ha colpito il palo interno. A nulla è valsa la rete di Mandica al 43esimo della ripresa. Ora i biancoazzurri pensano già alla difficile partita di domenica contro i pari punti del Montesarchio, che al Dirceu vorranno confermare anche loro l'ottima posizione di classifica. Sarà una gara da preparare nei minimi dettagli, infatti con una vittoria gli uomini del presidente Repuccia potrebbero essere solitari al terzo posto in classifica, distaccando proprio il Montesarchio. Predica umiltà e lavoro sodo il direttore generale Ramon Taglianetti. Intanto i tifosi biancoazzurri preparano una coreografia speciale e la società invita tutti gli ebolitani a recarsi allo stadio per sostenere l'ebolitana. Una brutta trasferta per le Lion che perde contro il Palinuro per 4-0. Partita da dimenticare, ma è scesi in campo contro un avversario che vale molto di più rispetto ai tre punti delle prime quattro gare, dichiara Mister Quaglia. Sicuramente ci sono problemi importanti da risolvere, ma se nel loro piccolo i calciatori non fanno la loro parte, sarà molto difficile affrontare un campionato così duro come la prima categoria. Terza sconfitta consecutiva per il circolo rotellistico ebolitana Sporting Hockey. Il team campano è stato battuto dal Maremma Promotion di Castiglione della Pescaia. Sul campo toscano i ragazzi di Mister Achilli hanno battuto la Cresce con un risultato finale di 11 reti a 1.
Il risultato finale non rispecchia quanto visto in pista, afferma il direttore tecnico Berniero Gallotta. I ragazzi hanno giocato molto bene, esprimendo in campo una forte personalità. Sabato prossimo, in casa, al Paladirseu, il team ebolitano si scontrerà con lo Scandiano. Confidiamo di avere modo di allenarci a dovere a causa della poca disponibilità di orari pista e soprattutto di aver recuperato totalmente gli atleti infortunati.